Siamo con Michele Dotti, un amico carissimo, attore del cambiamento in molti modi da tanti anni. Siamo qui per approfondire un po' le tue ultime attività come educatore, come organizzatore di festival di ecotecnologie, presenza nelle scuole, insomma, che cavolo combini? La mia passione è un po' quella per l'ecologia e per l'educazione, e trovo sia ridicolo e assurdo in qualche modo scinderle. Non possiamo pensare all'educazione senza un rapporto sano e equilibrato con la natura, ed è impossibile pensare all'ecologia senza promuovere anche un'educazione ambientale corretta. E quindi, come dire, cerco di sviluppare un po' questi filoni attraverso tanti linguaggi, dai libri agli incontri, gli spettacoli, la formazione con gli insegnanti e degli eventi di grande spessore, come possono essere appunto il Festival Ecofuturo, che è arrivata alla quinta edizione, o il Festival Comunità Educante alla seconda edizione. Considero un po' questi eventi come la punta dell'iceberg di un percorso che invece va avanti tutto l'anno e che cerca di creare ponti. Posso testimoniare, e lo faccio nei libri, negli spettacoli, nelle formazioni, di un grande cambiamento che è già in corso. Non mi interessa annunciare, come dire, il sogno, ma più che altro raccontare ciò che è già in corso, per far capire che si può replicare. Rete di reti, perché c'è una meraviglia che voi raccontate magnificamente peraltro in Italia e in generale nel mondo, di associazioni, di movimenti che però spesso fanno cose straordinarie ma rimanendo nell'orticello. Noi abbiamo bisogno di mettere tutti in rete, perché solo insieme si può davvero cambiare la storia, altrimenti ci si accontenta di pulirsi la coscienza. Penso che sia nell'ambito educativo stiamo cercando di creare un dialogo fra tutte le varie correnti, perché ognuna è portatrice di una parte di verità, un tassello del mosaico, e gli steineriani, i montessoriani, i libertari, l'outdoor education, cioè tutto questo è una parte della meraviglia, ma nessuno di fatto ha la verità in tasca. Allora il tentativo di creare un dialogo, un confronto in cui ognuno mette il meglio e è anche però capace di ascoltare con umiltà quello che gli altri hanno da dire. E lo stesso vale sull'ecologia, dove abbiamo in realtà tantissime correnti di pensiero che magari sono capaci di dividersi su piccole sfumature e invece in realtà hanno una meraviglia, quindi tantissimi mondi che finalmente, questa è la mia gioia profonda, finalmente dialogano, costruiscono. E io mi rendo conto oggi che quello che qualche anno fa richiedeva un impegno, una fatica, oggi invece si riesce a fare veramente in 5 minuti con due telefonate, perché si è creata una rete di fiducia, di stima profonda, tale per cui ogni progetto fluisce in modo molto più naturale. Chiederei di aggiungere anche due parole su un po' l'approccio che racconti sempre nei tuoi interventi all'educazione, no? Un po' quest'idea che molte famiglie hanno, che per non far male, perché il proprio figlio non si faccia male non lo devi far uscire di casa sostanzialmente, perché vale per i bambini ma in realtà vale forse anche per le persone che hanno un sogno e non riescono a realizzarlo, e per il rischio di farsi male non si mettono neanche in gioco. Io penso che la paura sia il più grande freno al cambiamento. Spesso viene sopravvalutata la corruzione, l'avidità, la malvagità. Io invece credo che la pigrizia e forse ancor più la paura siano i freni principali. Cioè, noi stiamo impedendo ai nostri ragazzi di fare cose che noi tutti da bambini abbiamo fatto: arrampicarci su un albero, fare due capriole, accendere un fuoco, guardare le stelle, cose normali per paura della insicurezza. E ecco, e questa è una cosa tragica, perché bisogna invece andare oltre, avere anche quel minimo di lucidità di analizzare i fattori di rischio e rendersi conto che l'unico modo per non correre alcun rischio è non fare nulla, l'unico modo per cambiare, l'unico modo per imparare è davvero quello di vivere. Si impara solo facendo, si impara giocando. Bisogna dare ai nostri ragazzi la possibilità di sperimentare se stessi in delle cornici di senso alternative, e quindi scoprire così i propri limiti e i propri talenti, la capacità appunto di accendere la passione degli altri con le mie azioni che mi svela i miei talenti. E i talenti sono qualcosa che invece noi dobbiamo mettere al servizio della società. Penso che, guardate, se noi avessimo un mondo in cui ognuno ha scoperto i propri talenti e li mette a servizio degli altri, andrebbe tutto molto meglio. Sai Michele, noi chiudiamo tutti i nostri incontri chiedendo che cos'è l'Italia che cambia. Che cos'è per te l'Italia che cambia?
L'Italia li cambia, è l'insieme dei cittadini che hanno deciso di riprendersi in mano il proprio destino, si sono stufati di dare la colpa a qualcun altro, di scaricare la responsabilità sulla maestra, sul sindaco, sulla politica, e hanno incominciato a scrivere il proprio destino, la propria storia, con le proprie scelte quotidiane. Quindi hanno rinunciato a cercare un alibi, che si trova sempre, per carità, e hanno incominciato a scrivere pagine di storia, a cominciare dalle cose più semplici. Una caratteristica che io ho visto è che quasi tutti quelli che ci riescono sono quelli che hanno scelto di farlo insieme. Ecco, molto raro che qualcuno da solo, davvero con eroismo, riesca. Quando le persone si uniscono, allora, e sognano insieme, iniziano piano piano a realizzare il cambiamento. Quest'Italia che cambia non puoi fermare.